noi ci aspettiamo semplicemente che vengano accertate le responsabilità, le presunte responsabilità istituzionali di determinati soggetti che, in base a quello che c'è scritto della sentenza di assoluzione del processo trattativa Stato-mafia rilasciata al Tribunale di Palermo, hanno instaurato una improvvida trattativa con la mafia negli anni delle stragi. Confidiamo nella buona competenza dei giudici, rispettiamo sempre la magistratura e le sentenze. Abbiamo comunque sia raggiunto un importante risultato con la sentenza d'appello, ripeto, comunque sia la trattativa c'è stata e quei fatti, qualsiasi sia l'esito della giornata odierna, rimangono tali e rimarranno per sempre tali. Non è possibile collaborare con criminali e persone che addirittura si sono autorizzate a decidere di mettere in atto stragi per ottenere ovviamente vantaggi nei loro confronti e indebolire la giustizia in riferimento ai processi, alle leggi, eccetera. Non è accettabile, assolutamente non è accettabile. Secondo me riguardo perché le giovani generazioni non riescono a interessarsi, secondo me anche perché non hanno una valida alternativa, non hanno un valido esempio, basti pensare a dei politici che ancora adesso fanno politica e si sono immischiati con la mafia, quindi diventa un po' assurdo pensare che dei giovani che dovrebbero avere come esempio i loro politici, i loro rappresentanti, si ribellino per primi a questo grandissimo cancro. Quindi secondo me prima di tutto una responsabilità delle istituzioni. E poi anche ovviamente dell'istruzione, delle scuole e dei giovani in primis, noi siamo qua per questo motivo infatti.